Marsilio contro Roma. Il presidente della regione Abruzzo spara zero contro il governo. Marsilio ha presentato il piano strategico per le infrastrutture abruzzesi, 6 miliardi per porti, aeroporti e ferrovie, ma l'interlocuzione con il ministero non sembra affatto serena. La risposta è stata molto debole da parte del governo sul piano che hanno presentato e che aspettiamo di vedere compiutamente. Si parla a malapena del potenziamento della ferrovia Roma-Pescara con i fondi che già di fatto sono programmati da molto tempo, quindi nulla di nuovo, nulla di aggiuntivo e nulla soprattutto di determinante. Fosse anche vero che si realizzi la velocizzazione della Roma-Pescara e ci stiamo lavorando su impulso della regione Abruzzo, l'Abruzzo non può accontentarsi di questo. E a proposito di infrastrutture, vi è la questione traforo del Gran Sasso. Il MIT ha intimato a Strada dei Parchi di verificare la vulnerabilità sismica delle A24 e A25. I lavori però comporterebbero l'interruzione dell'erogazione dell'acqua potabile o il rischio è quello di contaminare la falda. Per questo la ASL si è messa di traverso. Un conflitto, spiega Marsilio, tra strutture dello Stato. O si interviene agendo con poteri speciali e mettendo in pratica quanto previsto dalla legge e si danno a questo commissario i poteri e gli strumenti per realizzare e per risolvere la questione, o noi rischiamo davvero la chiusura di questa infrastruttura, che sarebbe un colpo mortale per la nostra economia. E le cartucce del presidente di regione non sono ancora terminate, vi è infatti anche il grande tema della ricostruzione. Il premier Conte ha promesso al commissario Lennini il pacchetto sisma già nel decreto semplificazioni, ma per quanto riguarda le misure che necessitano di copertura finanziaria, come ad esempio quelle per il personale, la proroga dello stato di emergenza, occorrerà attendere l'approvazione dello scostamento di bilancio, volto a finanziare la manovra estiva. Con questo proposito il Consiglio dei Ministri si riunirà tra venerdì e l'inizio della prossima settimana. Non è possibile che gli interventi sul terremoto per la ricostruzione, per accelerare la ricostruzione, siano sempre nel decreto prossimo. Ormai lo chiameremo così, il decreto prossimo è quello di cui si parla di ricostruzione, perché non c'è mai spazio nel decreto in corso, oppure non c'è mai capienza sufficiente per completare questa opera. E ormai il tempo è ormai scaduto e quindi da questo punto di vista non si possono più fare sconti al governo sul tema della ricostruzione.